nostra, il sindaco di Mesagne, non la chiamiamo più candidato sindaco di Mesagne, ma da questa sera sindaco di Mesagne, Vincenzo Incalza. Ha sbaragliato il suo avversario politico del centro-sinistra, fuori una gran festa. Adesso bisogna cominciare a lavorare. Infatti già da questa sera, dalla gente che è molto entusiasta all'esterno, si può capire quanti problemi da risolvere ci attendono. Prima di parlare un po' di problemi, vorrei rivolgere, ovviamente sapendo che stasera viene ascoltata da più parti questa trasmissione, vorrei salutare tutti i concittadini che si trovano residenti fuori Italia e auguro tante cose belle a tutti. Per quanto riguarda Mesagne, ovviamente, sappiamo che ci sono un po' di problemi. Devo aggiungere che molto probabilmente ce n'è qualcuno in più rispetto all'anno scorso. Un anno di gestione commissariale, ovviamente, ha potuto guardare solo le cose di ordinaria amministrazione, ovviamente tralasciando quelle che potevano essere di responsabilità politica, che non erano di sua competenza. Per cui a quei problemi dell'anno scorso si sono aggiunti quelli di questo anno. Sappiamo che il Paese si trova un po' in una crisi da cui bisogna uscirne a tutti i costi. E se si è tutti consapevoli di questa situazione problematica, incresciosa, difficile per tutti quanti i cittadini, io credo che si deve avere il senso di responsabilità che deve cercare di far unire le forze politiche perché effettivamente si possa governare per 5 anni il Paese. Dico 5 anni perché in un breve termine non si riesce a fare certo assolutamente nulla. Io, dipende da come si evolveranno le cose appena l'ufficio provinciale elettorale ci darà proprio i risultati ufficiali, sapremo quale sarà la composizione del Consiglio Comunale. È chiaro che comunque, indipendentemente da questa composizione, io in campagna elettorale ho detto sempre che la governabilità del Paese, per tutto quello che ho detto, si rende indispensabile. E quindi in tale direzione bisogna operare tutti quanti. Bisogna attirare l'attenzione di tutti i nostri colleghi avversari, cercare insieme anche di programmare cose condivisibili per creare basi di sviluppo che possano migliorare la situazione generale del Paese, sotto l'aspetto della vivibilità, sotto l'aspetto del traffico, sotto l'aspetto anche del miglioramento generale delle condizioni economiche di una famiglia, oltre a creare infrastrutture che ovviamente si deve cercare, con le quali si deve cercare di attirare anche investimenti da imprenditori esterni. Cercheremo di fare tutto ciò che è possibile. È ovvio che stasera non mi prodigherò a fare l'elenco di tutto quello che ritengo necessario sia da fare, ma chiaramente nei prossimi giorni si svilupperà un programma che possa prevedere tutte le esigenze con una scaletta di priorità, in modo che nel breve e medio termine si possano realizzare. Via via cercheremo anche di affrontare le cose emergenti e quindi c'è tutta la buona volontà e l'impegno che si possa effettivamente guardare con attenzione alle problematiche, ai bisogni della gente di questa comunità.
Sindaco, la città le ha chiesto un impegno chiaro questa volta alla guida di questo paese, ma che cosa lei chiede a questa città? Quello che chiedo è che, siccome anche qui non mi sono nascosto quando ho fatto un po' incontri con cittadini, con gruppi di famiglie, ho detto che la situazione è difficile, che le risorse finanziarie del comune non sono certamente floride, per cui bisogna rimboccarsi tutte le maniche e con l'aiuto di tutti cercare di affrontare i problemi. La luna nel pozzo non si può subito avere, cercheremo insieme, appunto come è stato detto, di ricercare le priorità ed affrontare quelle più urgenti. Questo è l'impegno assoluto che si porterà avanti. Che cosa farà domani mattina Enzo Incalza? Io già stasera mi sento un po' a disagio con il rapporto con il pubblico, con i cittadini. Con i cittadini che intanto colgo l'occasione di ringraziarli tutti indistintamente. Tutti hanno dato il loro contributo per l'elezione di Enzo Incalza a sindaco del paese, ma credo che il disagio che sento è soprattutto quello di avere paura di affrontare tutti gli impegni che ci sono con il timore di non riuscire. Non mi è mai capitato veramente questo. Mi ci sono messo sempre a capofitto e so che quando ci si mette la buona volontà, l'impegno di riuscire a raggiungere degli obiettivi, io sono testardo e sono certo che potrò raggiungere quello che mi sono prefisso. Lei l'altra volta ha realizzato una giunta tecnica, quest'anno che idea c'ha? Ma è difficile dirlo, ma è chiaro che non sarà certamente tecnica. Quindi quest'anno è politica? Sarà politica perché l'impegno che è stato assunto nei confronti della cittadinanza deve vedere di fronte amministratori che non solo si assumono la responsabilità, ma sono anche decisi, devono essere decisi ad affrontare i problemi che esistono. Va bene. E sindaco, qual è stata la cosa più bella che le è capitato in questa campagna elettorale e quella invece che le ha veramente ferito il cuore? Ma aver avuto un momento di incertezza se continuare o no la campagna elettorale e quella invece di aver ricevuto da parte di tanti amici, ma direi da parte di tanti cittadini, una comunicazione così affettuosa, così insistente, così motivata, che ovviamente mi ha rimesso su con tutte le forze per affrontare non solo la campagna elettorale, che si è conclusa direi felicemente, ma anche di affrontare gli impegni di cui si è detto sino a questo momento. Va bene, ringraziamo il sindaco di Mesagni e diamo la linea alla regia.